La fine è nel principio. Domanda, tutto ciò che vedete sarebbe voi stesso. Ma ammettete anche di vedere il mondo come noi. Ecco il giornale di oggi con tutti gli orrori che accadono. Se il mondo è voi, come spiegate questa cattiva condotta? Nisargadatta, quale mondo hai in mente? Domanda, il mondo comune in cui viviamo. Nisargadatta, sei sicuro che viviamo nello stesso mondo? Non dico la natura, il mare e la terra, le piante e gli animali. Il problema non sono loro, nello spazio sconfinato, il tempo infinito e l'energia. Non lasciarti confondere dal fatto che io mangi e fumi, legga e parli. La mia mente, la mia vita non sono qui. Il tuo mondo fatto di desideri e appagamenti, paure e fughe, sicuramente non è il mio. E se lo percepisco è solo attraverso ciò che me ne dici. È il tuo mondo privato di sogno, e la mia unica reazione è quella di chiederti di smettere di sognare. Domanda, certamente le guerre e le rivoluzioni non sono sogni. Le madri ammalate e i bambini affamati nemmeno. Le ricchezze mal guadagnate e male impiegate neppure. Nisargadatta, e che altro? Domanda, un sogno non può essere condiviso. Nisargadatta, nemmeno lo stato di veglia. Tutti e tre gli stati, veglia, sogno e sonno profondo, sono soggettivi, personali, intimi. Accadono a quella bollicina nella coscienza chiamata io, chi li contiene? Il mondo reale sta oltre il sé? Domanda, sì o no, i fatti sono fatti. Nisargadatta, certo che i fatti sono reali. Ci sto immerso. Ma tu vivi con le fantasticherie, non con i fatti. I fatti non cozzano tra di loro, mentre la tua vita e il tuo mondo sono pieni di contraddizioni. La contraddizione è il marchio del falso. Il reale non si contraddice mai. Per esempio, lamenti che la gente sia spaventosamente povera, eppure non dividi i beni con loro. Badi alla guerra, che scoppia vicino a te, ma difficilmente ci pensi quando avviene lontano. Le alterne fortune del tuo io determinano i tuoi valori, io penso, io voglio, io devo, sono trasformati in assoluto. Domanda, però il male esiste. Nisargadatta, non è più reale di te? Il male sta nell'approccio sbagliato ai problemi creati dall'incomprensione e dall'abuso. È un circolo vizioso. Tu puoi disfare il male che hai creato. Alla sua radice è il tuo ostinato egoismo. Metti ordine nella tua casa e vedrai che l'opera è fatta. Domanda, volete dire che tra bene e male non c'è barriera? Nisargadatta, non c'è, perché non ci sono bene e male. In ogni situazione concreta c'è solo il necessario e il superfluo. Ciò che è utile è giusto, ciò che non lo è sbagliato. Domanda, perché la bontà non prevale? Nisargadatta, prevale sì, in me. Nel mio mondo anche ciò che tu chiami male è al servizio del bene, e quindi necessario. È come i foruncoli e le febbri, che purificano il corpo dalle impurità. Domanda, che cosa occorre fare? Nisargadatta, crescere e superare la crescita precedente. E poi lasciarsi alle spalle il bene per amore del meglio. Domanda, per quale fine? Nisargadatta, la fine è nel principio, si finisce dove si comincia nell'assoluto. Che cosa c'è di male nella vita, sempre più vita? Nisargadatta Mahari, io sono quello estratto.